crisi economica e le chiusure per l'epidemia hanno colpito il mondo della cultura, tanto più le piccole realtà che cercano di reinventarsi. Alessandra Costa. Ci salverà lo streaming, il web, il virtuale? Tutto il mondo dello spettacolo dal vivo se lo chiede in un 2020 che si chiude con le sale chiuse e senza prospettive di ottimismo. Crisi anche più dura per i teatri piccoli e giovani. A Peschiera Borromeo, nell'Interland milanese, ha navigato appena due stagioni il vascello simbolo dell'Old Theatre del Sica. Nel 2018 il duo artistico di Chiaravalli e Alessandro Velletrani, grazie a un bando del comune, era riuscito a riaprirlo, unica sala del paese. La crisi sanitaria l'ha richiuso. Ma il palcoscenico non ha spento le luci. Qui, infatti, dove lo spettacolo era previsto in scena a dicembre, è stato filmato In the House della regista e coreografa Anna Rita Laghi. Una performance di teatro danza riallestita su misura per lo streaming, sfruttando la videocamera per esaltare proprio ciò che in sala non si può apprezzare. Lo spettacolo è fino al 2 gennaio sul sito www.oldtheater.it, dove è possibile acquistare il biglietto ma anche contribuire con una donazione agli artisti e lavoratori del teatro.